Sono pronto a candidarmi alla carica di sindaco di San Luca da anni oramai senza primo cittadino e chiedo alla prefettura e al Ministero degli Interni che ci sia una proroga per la presentazione delle liste elettorali vista la situazione di eccezionalità democratica che sta vivendo quel comune e che si possa votare entro l'anno. Lo afferma il mass mediologo Klaus Davi dopo che le elezioni a San Luca previste nella tornata del 10 di giugno sono saltate perché non sono state presentate liste entro il termine previsto. Accolgo, prosegue, l'appello lanciato da Federico Cafiero De Rao a Pescara e mi rendo disponibile a correre per la carica di sindaco, mettendo comunque a disposizione del prefetto di Bari il mio know-how. Se la mia richiesta verrà accolta dalla prefettura, presenterò una lista civica indipendente dai partiti con personalità nazionali ed esponenti della società civile calabrese e soprattutto giovani. Il mio impegno sarà no profit. Primo obiettivo è aiutare i giovani di San Luca con opportunità di lavoro coinvolgendo anche aziende e Confindustria. Secondo obiettivo è incrementare il turismo religioso che subirà una forte espansione a seguito della riapertura della via per il santuario di Polsi grazie al commissario Gulli e l'impegno della regione Calabria. Nella nota Davis si dice per nulla intimorito dalla fama internazionale di San Luca di mamma dell'Andrangheta. Ne ho parlato anche con i miei più cari amici Massimo Giletti e Lapo Elkan che mi appoggeranno.